Buongiorno, eccomi con appunto un nuovo video. Oggi volevo fare il video What's on my iPhone e volevo farvi vedere appunto il mio telefono, perché diciamo che questo è un video che è stato abbastanza richiesto da quando avete scoperto che cioè fondamentalmente anche da quando vi ho mostrato su Instagram questo telefono. Ho l'iPhone XR, l'ho fatto per mutare il mio vecchio telefono, che io avevo un iPhone 6, scusatemi. E volevo farvi vedere un po' di cose che sono cambiate, vabbè, a parte questa cover bellissima. Queste le ho preso all'interno di un'applicazione, una specie di sito che si chiama Jom. Dopo poi vi farò vedere all'interno l'applicazione, perché ce l'ho ancora sul telefono. E poi appunto ho preso anche questa qui in marmo. E poi invece questa l'avevo presa da iChina, è stata la mia prima cover, che fondamentalmente utilizzo ancora adesso perché è sottile, non mi dà fastidio. E poi c'è questo bulldog francese troppo carino. E niente, volevo farvi vedere un po' di applicazioni, cioè di magheggi che ci sono all'inizio, insomma, prima di farvi vedere le applicazioni dentro. Allora, fondamentalmente rispetto al mio iPhone vecchio, l'iPhone 6, come potete vedere è tutto touch. Se voi swipeate qua, cioè verso il basso, viene fuori tutta la barra delle notifiche, cosa che prima dovevate fare tipo così, dal basso verso l'alto. Invece adesso dal basso verso l'alto voi potete semplicemente prendere le applicazioni e andarvele a rivedere, oppure chiuderle così. Invece se fate così ci sono le notifiche, scorrete verso destra, ci sono, vabbè, c'è tutta la barra dei widget che io ho disattivato, dopo vi farò vedere meglio. E niente, insomma, questo qui è il telefono. Diciamo che appunto le cose che sono cambiate fondamentalmente tecniche sono queste all'interno proprio di primo impatto. Io di solito utilizzo per sbloccare il telefono il Face ID, c'è anche il la possibilità appunto di digitare i tasti con un codice personalizzato, insomma. Quindi fondamentalmente questo qui è il mio telefono adesso, ve lo ripeto, appunto è l'iPhone XR. Se si può notare, vabbè, io ho messo uno screen protector di vetro temperato preso da iChina a pochissimo prezzo, che vabbè, speriamo che mi duri. Comunque volevo farvi vedere che anche lo screen protector, adesso non si riesce a vedere benissimo, ha tutta questa barra nera, ok? Diciamo che con l'iPhone scuro lucido dietro si vede poco questa barra nera, che ad alcuni dà fastidio, ad altri no. A me personalmente non dà per niente fastidio. All'inizio ho trovato molta difficoltà, soprattutto per la grandezza del telefono e soprattutto perché era tutto nuovo, tutto touch. E però mi ci sono abituata, insomma, dopo un po' di giorni mi ci sono abituata. A ritornare indietro non so se l'avrei ripreso, vi dico la verità, perché comunque sia è una spesa bella grossa. E purtroppo appunto per le condizioni del mio vecchio telefono era veramente, stava diventando ingestibile, ma neanche WhatsApp, neanche comunque Google Maps mi andava, ok, per farvi capire il disagio. E soprattutto perché Apple di solito con i loro aggiornamenti imbottiscono il telefono di aggiornamenti, di conseguenza i vecchi telefoni tendono a non andare più. Questa è un po' la sfiga di Apple, perché poi sei costretto fondamentalmente a cambiare sempre più telefono. Prima ce l'avevo da 64 giga, a sto giro l'ho voluto prendere da un po' di più, perché alla fine la differenza era sostanzialmente di poco. Qua registro anche i video, i video li fa addirittura in 4K, quindi non mi posso lamentare di niente. Infatti questa videocamera qua con cui sto registrando adesso registro relativamente, però insomma devo dirvi che è un ottimo telefono, e è una spesa grossa ma è un ottimo telefono. Niente, adesso vi lascio all'altra parte di video in cui vi faccio vedere all'interno tutte le varie applicazioni e niente, spero che vi piaccia. Per quanto riguarda le applicazioni, come potete vedere la prima pagina l'ho voluta lasciare abbastanza libera, quindi ci sono, diciamo, le cose basilari, e poi ho deciso di suddividere in cartelle tutte le varie applicazioni, di lasciare fuori quelle comunque un po' più importanti che utilizzo di più. Come potete notare io ho semplicemente due
due pagine. Se scorro nei lati dei widget non ho niente, perché volevo semplicemente una pagina pulita, e perché comunque è una pagina che alla fine io non guardo mai, e ho fatto un po' di decluttering sinceramente. Infatti poi vi dirò qualche tips, anche qualche consiglio per fare un po' di decluttering, perché per esempio di solito nella pagina dei widget voi trovate 450.000 applicazioni tutte insieme, che almeno io non utilizzo mai. Se devo cercare qualcosa la scrivo qua, ma è raro che utilizzi questa pagina, quindi principalmente la utilizzo per guardare per bene lo sfondo, che questo sfondo qui l'ho preso da Pinterest, per il resto niente. Come prima schermata appunto le mail, io ho all'interno appunto di questa applicazione di iPhone tutte le mie varie mail che registro, partendo dall'università, legata al canale, la mia personale, eccetera eccetera eccetera. L'orologio. Io questo orologio qui è bellissimo, l'opzione sonno, perché comunque sia ti segna tutte le ore in base a quando vai a dormire, se vai a dormire alle 11, se vai a dormire alle 10, ti segna quante ore di sonno fai in base alla tua sveglia. Che comunque sia è un monitor anche abbastanza accurato, diciamo che ti sveglia anche abbastanza dolcemente senza problemi. Poi vabbè, qua ho le mie 450.000 sveglie perché non mi bastano mai, e niente, insomma, contate che da quando ce l'ho ho avuto poco tempo per smanettarci, quindi è ancora tra virgolette abbastanza nuovo, se non che è caricato di applicazioni che una volta che avevo configurato il telefono l'avevo sincronizzato con l'iPad e mi sono ritrovata 450.000 applicazioni, ecco, che pian piano ho smorzato, ma dovrei ancora smorzare un po'. Fotocamera, contatti, le foto, Safari, che è appunto il mio motore di ricerca che utilizzo, e Google Foto. Google Foto è un'applicazione che io vi straconsiglio, se si riuscisse ad aprire, ok? Ve la straconsiglio perché è come una sorta di Dropbox, potete fare le cartelle condivise, insomma è abbastanza interessante come applicazione, perché è un'alternativa a Dropbox, avete 15 giga con il vostro Google account e niente, di conseguenza quando fate una fotografia, quando scattate quando registrate un video, di conseguenza andrà direttamente si sincronizzerà direttamente su Google Foto. Questa è una delle applicazioni proprio top del top, perché quando soprattutto ho cambiato telefono avevo questo telefono nuovo che era vuoto, ma avevo tutte le mie fotografie, soprattutto degli ultimi viaggi fatti, tanti scatti che mi ero fatta fare l'anno scorso che utilizzo adesso per Instagram, li metto qui. Invece in basso, vabbè, ho il telefono, WhatsApp, i messaggi e Spotify, che se adesso vado a cliccare qua c'è scritto impossibile verificare l'app. Infatti questa applicazione sarà da cancellare e da riscaricare, perché io ammetto di averlo craccato. Adesso vi spiego anche come ho fatto. Se voi andate qua, c'è questa applicazione che si chiama Tweakbox e si scarica su internet, dovreste andare a vedere un pochettino insomma di applicazioni. Questo non mi interessa, quindi è pubblicità. Di solito vado appunto qua, c'è home, applicazioni, Tweak apps, vado giù e mi scarico la versione craccata. È una versione che se voi utilizzate tutti i giorni Instagram, se utilizzate tutti i giorni Spotify, dopo un po' ve la blocca, perché giustamente fate installa, giustamente dopo un po' si vede insomma quando l'applicazione è fake, ecco, diciamo così. Quindi io adesso la sto installando di nuovo, adesso vi dico anche come attivarla. Olè. Allora, adesso fate fine, ok? Andate su impostazioni generali, gestione del profilo, cliccate qua e fate autorizza l'applicazione. Ok, una volta autorizzata l'applicazione voi ci entrate dentro. Io ci entro col mio account di Facebook. E voilà, appunto, diciamo che voi potete crearvi le vostre playlist, potete ascoltare tutta la musica che volete. Io ho 40 giga all'interno del mio telefono al mese, perché ho l'abbonamento con Iliad, ed è stra utile. C'è da dire che ogni
tot giorni dovete rifare questa cosa perché giustamente vi blocca poi l'applicazione dopo un po' vedrete che non andrà, invece adesso vedete, se io la clicco funziona alla grande, poi se la chiudo faccio così. Seconda pagina, calendario che utilizzo abbastanza parecchio, diciamo che qua ho segnato tutte le lezioni, anche se vorrei scaricarmi, ma dovrei averla da qualche parte, vedete che non ho proprio il tempo nemmeno di guardarmi per bene le applicazioni. Google, aspettate perché non mi ricordo dove sta, forse qui, Google Calendar, dove fondamentalmente potete anche condividere le vostre applicazioni con, cioè potete condividere i vostri impegni, non le vostre applicazioni, con anche altre persone. Qua vabbè, Google Drive, che lo utilizzo fondamentalmente per l'università, dove mi scambio file, slide con i compagni. Google Maps, che la utilizzo tantissimo, soprattutto quando non so, quando non conosco le strade, cose del genere. App Store, YouTube, Netflix, vabbè, tutte queste qui le conoscete, FaceTime, note, calcolatrice la tengo qua fuori, anche se ce l'ho nella barra delle notifiche, a dir la verità, qui. Però vabbè, insomma, la tengo fuori, perché così almeno occupo tutte le mie righe. Poi c'è la parte health con l'iWatch, salute e attività, che questa qui fa parte appunto con dell'iWatch, e Clue, che è appunto il monitoraggio, per il monitoraggio del mestro, oppure se non so, se prendete contraccettivi orali, cose del genere, è strautile. Ed è una delle più accurate, anche se, vi dico la verità, io non è che mi metta più di tanto ad utilizzarla, però vabbè, la tengo lì, quando poi mi ricordo l'aggiorno. Una cosa che vi voglio far vedere anche per fare un po' di declutter, mettere un po' in ordine, lasciare un po' questo minimal per quanto possa essere minimal, è anche di mettere spazio fondamentalmente quando voi andate a cliccare, per esempio qua ho scritto health, di mettere lo spazio fra le lettere, così da avere un'impostazione un po' più ordinata, non lo so, a me sembra ordinato il mio telefono messo così. Poi c'è tutta la parte social, vabbè, Facebook, che ho ripreso a riutilizzare, se devo essere sincera, ma fondamentalmente pubblico, è il mio Facebook personale, fondamentalmente pubblico minchiate, vabbè, se non che tipo robe con i bambini e basta. Messenger, YouTube Studio, che è un'applicazione per chi gestisce dei canali su YouTube. Instagram lo tengo qui, non lo tengo davanti, non so se avete notato, perché facendo così, addirittura prima la tenevo nell'ultima pagina, diciamo che lo apro molto meno, e mi sono, diciamo, disintossicata, sono molto contenta di questa cosa. Comunque sia, il mio profilo di Instagram, oh che carino, Luca, il bimbo di Tiziana, di Daniela, scusatemi, questo qui è il mio profilo, Beauty Nursing Pills, e sì, io avrei un altro profilo che è questo, che è appunto il mio personale, dove fondamentalmente carico cose a caso senza dover mettere obbligatoriamente hashtag o fare, non so, post per determinate aziende, eccetera eccetera eccetera. Quindi questi poi sono i miei due account, ma quello che utilizzo principalmente è questo, Beauty Nursing Pills. Snapchat, che se volete mi potete seguire, però lo utilizzo pochissimo, se volete mi potete seguire, anche qui mi chiamo Beauty Nursing Pills, ma mi trovate anche come il mio vecchio nickname, C19 Smile o C19 Smile, o chiamatelo come vi pare e piace. Card Diary è un'applicazione dove fondamentalmente ogni giorno voi potete aggiornare il vostro calendario e scrivere qualcosa, mettere delle foto, mettere, cioè è carino, è tipo una sorta di album della memoria, diciamo così. E io avevo iniziato ad utilizzarlo, non mi ricordo nemmeno più che giorno sinceramente, però da qualche parte ci avrò pubblicato qualcosa sicuro come l'oro, però vabbè, mi sembrava carino. Adesso non ho tanto tempo di aggiornarlo, però prossimamente, magari soprattutto per i viaggi, se fate qualcosa durante la settimana in particolare, mi sembra carino, perché poi dopo potete andare a ricordare sul calendario, andare a vedere, ecco forse tipo il 28 qua, smonto dopo il 28 in tirocinio. Vabbè, Pinterest lo conoscete meglio di me, TGCom24, questa è un'applicazione che mi faccio arrivare tutte le notifiche, così sono sempre aggiornata in tempo reale, anche se non guardo
il telegiornale, gestore delle pagine di Facebook, ma anche se vabbè non lo utilizzo quasi mai, potrei anche cancellarlo volendo, Telegram, Google Home, che è un Chromecast, è un'applicazione che utilizzo per vedere tipo Netflix in TV, TeamViewer, che è un'applicazione che ti permette di collegare il tuo telefono al tuo computer e di poterci smanettare a distanza. Musica, questo lo utilizzavo un tempo quando avevo l'abbonamento, adesso non ce l'ho più. Poi ho la pagina Productivity, in cui ho fondamentalmente cose tra importanti barra legate all'università, Word, PowerPoint, OneNote, li conoscete meglio di me. OneNote lo utilizzavo tantissimo l'anno scorso, lo tengo qui per completezza perché ho il telefono che comunque ha parecchi giga, però principalmente lo utilizzavo di più l'anno scorso anche sull'iPad, adesso penso di averlo anche cancellato. Quizlet è un'applicazione che ti permette di fare le flashcard, soprattutto per studiare cose del genere, quindi vedete, vabbè, io ho tutte, mi sono fatto tutte le mie flashcard. Nurse24.it è che è un'applicazione dove potete andare a leggere articoli legati appunto all'infermieristica. BancoPost è roba mia personale. Forest, che penso conosciate tutti quanti, vorrei creare una classe di Forest ma non so come si fa, vabbè mi informerò poi. iTranslate, il traduttore, questo qui è uno dei più accurati, cioè mi trovo molto bene sinceramente. Memo vocali, che mi serve per registrare le lezioni, documenti, Google Calendar, Public Wide qua per gli articoli scientifici, e tutte queste cose qua tipo Wikifarm, PharmWizard, iFarmacy sono delle applicazioni che serve per la farmacologia legata ai farmaci. Strumenti di infermieristica invece è carino perché vabbè, all'interno potete trovare un po' di cose tra la deontologia, l'ECG, i parametri vitali, l'ossigenoterapia, alcuni diciamo protocolli, diciamo così. My Libretto è il mio libretto online, ma è un'applicazione in cui metto tutti i miei voti e viene fuori la media, ponderata la media aritmetica. VBooks PDF è è un'applicazione che ti permette di leggere i libri, cioè di farteli leggere da lui, è tipo un audiolibri. WordPress è sarebbe il mio blog, che non utilizzo quasi mai. Queste applicazioni qui, ultime soprattutto, le utilizzo poco perché le avevo scaricate, perché le avevo viste tra i What's on my iPhone recenti. Minimalist è un'applicazione che io vi consiglio tantissimo. Per esempio, se andate in giù c'è scritto, non lo so, spesa, poi fate done. Per spuntare i vostri impegni fate così, poi fate così per cancellarli direttamente, oppure fate così, vi rimane qua, ok? Boh, è carino, vediamo, seguiamo anche questo. Questa è invece un'altra pagina, è un'applicazione carina che io utilizzo soprattutto se ho tipo delle cose da fare in giornata e me le voglio appuntare sul telefono perché me le voglio tenere dentro. To Do, Bring e Remember Beer, queste cose qui non le conosco ancora perché le avevo scaricate da poco. Milano Today, Prime Video, Acrobat File, questa è una calcolatrice che c'è all'interno del mio iWatch. Moleskine e Outlook sono delle cose che non utilizzo tantissimo, che infatti dovrò cancellare. A parte di editing, che so che è una parte che vi interessa tantissimo, non andrò sullo specifico perché se volete vi faccio un video a parte, perché sennò questo video diventa infinito. Ultimamente utilizzo tantissimo Cunicam per aggiungere la data in stile Polaroid, stile vintage alle foto. Tutta la parte di shopping, vabbè, penso che la conosciate meglio di me, tra Groupon, Deliveroo, McDonald's, Amazon, La Lab è per farvi stampare le foto anche in formato Polaroid. Stockard invece è un'applicazione che io vi straconsiglio perché vi permette di digitalizzare fondamentalmente tutte le vostre carte tra dei supermercati, di negozietti e cose del genere, di tenerli tutti qui all'interno del vostro telefono, così da portare solo il telefono ed evitare di portare 450.000 carte. Jom, questa applicazione è strautile, stile AliExpress, in cui appunto ho preso cover, le cover del telefono a pochissimo e le cose vi arrivano tipo dopo 2 settimane, che non è tantissimo, cioè nel senso obiettivamente ci sono anche altri siti che ci impiegano molto di più. Invece extra ci sono tutte le altre applicazioni che io non utilizzo, e metto anche Tweakbox soprattutto quando devo scaricare Spotify. Niente ragazze, quindi questo qui è tutto ciò che c'è all'interno del mio telefono. Io spero tantissimo che questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se magari, non so, conoscete applicazioni utili per iPhone soprattutto, e che magari io appunto non conosco. Se volete appunto un video specifico di editing per come modificare
modificare le foto, cose del genere, io insomma potrei farvelo a parte, basta che appunto me lo facciate sapere all'interno dei commenti. E niente, quindi spero che appunto questo video vi sia piaciuto e vi mando tantissimi baci, noi ci vediamo al prossimo video. Cheers!